Benvenuti in questo nuovo episodio. Ragazzi, lo so, no, a molti non piace Minecraft. Intanto utilizzate il nostro codice creatore Falcor Game. Iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, ragazzi, dovete utilizzare questo codice creatore. Dovete utilizzarlo, se gradite, se arrabbiate perché alcuni di voi non lo utilizzano. E allora, lo sapete perché no? Ora siamo su Minecraft, raga? Perché finalmente è uscita l'1.17. Ora, andiamo qui. Io so solo, vedete quel minerale lì? Sì, quello viola, si chiama ametista. Ora, raga, questo video potrà durare anche 30 minuti. E molti di voi non ce la faranno a guardarlo tutto, si annoieranno. Io cercherò di non farvelo annoiare. Cioè, che non voglio che vi annoiate. Ma no, raga. No, aspetta. Faccio slash kill. No, aspetta. Sopravvivenza. Slash kill. Ok. Dove sono? Lag? Lag un attimo. Fatto? Tutto a posto? Allora, è tutto ok. Allora, mettiamoci in creativa. E dove siamo? Ah, ok, sono nel classico posto dove c'è il vulcano. Allora, raga, vabbè, questo non fateci caso, sono le rovine del vecchio villaggio degli iscritti. Tutta sta lava è solo qui, che è cresciuta la vegetazione. Vabbè, il campo ormai è andato. È andato totalmente. Qui invece, qui non è più in rovina, ma ragazzi, ci sono state delle notifiche, cioè delle modificazioni. Allora, il vulcano ha eruttato e mi ha distrutto tutta la casa. L'ho messa in bedrock, però qui addirittura no, non ha nevicato, ho messo io la neve, tipo la nevicata del 56. Dico solo questo, se no mi viene il copyright. Qui c'era la statua di Herobrine. Questa è la statua di Herobrine, appunto. Questo è il paladino ricostruito la spada. Questo è il paladino. E poi ho fatto un ponte. Che praticamente questa è la mia nuova casa. Perché quell'altra, vabbè, lo sappiamo tutti, l'abbiamo vista. È andata persa. Andata persa, no. Distrutta, sì. Qui ci sono i miei tre cani, una volta erano molti di più, cioè una volta stiamo parlando tipo di l'altro ieri, erano molti di più, solo che sono stati uccisi da, credo da, non lo so, però allora, non me lo ricordo, però allora se noi ora andiamo su uovo, potremmo trovare, credo, la capra. Vediamo, pecora, dovrebbero averne. Dovrebbero aver aggiunto, diciamo, la capra. Giusto? Aspetta, proviamo a scrivere uovo di capra. Appunto, ecco, ok, abbiamo trovato il uovo di capra, che la capra è questa. Vedete, ragazzi, questa vive sulle montagne, non è il suo habitat. Ora mettiamo questo. Colpiscila, no, no, non volevo, aspetta. Boom, attaccala, attacca. Ecco, non era necessario, però vabbè. Allora, qui poi abbiamo questo è il primo gatto della serie. L'ho ritrovato. Credo che sia il primo gatto della serie perché l'ho trovato a caso, dietro la rupedere. Ho trovato comunque questo gatto e io credo che sia il primo gatto della serie. L'ho chiamato Max. Prima avevo un gatto di nome Mia, però mi è morto, non so come. Ovviamente Mia è ancora viva, cioè Mia nella realtà è la nostra gattina. Si chiama Mia. È Mia, è Mia, eh. Oh, guarda che Mia è Mia. Ok,
Vediamo un gioco di parole. Allora, vi dicevo, allora, la lava si vede così perché ho fatto, mi sono dimenticata. Vedete ragazzi, queste capre non le ho messe io. Queste capre vivono nelle montagne. C'è solo un problema. Questo è un vulcano molto potente. Più potente di quello che è oltre lì. Il vulcano delle terre di nessuno. L'ho creato io, sì, l'ho creato in live. Però poi si è evoluto da solo e ha fatto questo patatrack. Questo è il ponte dove ho trasportato Max, per portarlo a casa mia, la mia nuova casa. Per esempio, se ora io vado e ho saputo anche che le montagne ora sono più alte. Se non sbaglio, giusto? Qui non l'avete mai visto! Qui c'è l'esperimento dell'ascensore. Questo è un mio esperimento della costruzione dei Minecraft, non capisco perché. Qui c'è una tartaruga marina. Ma si sono schiuse le uova? Perché queste uova le ho messe. Questo si sa per schiudere. Forse lei è la madre. Sì, mi sa che forse lei è la madre. Vedi che sta covando le uova. Allora, questo è, diciamo, lo scivolo d'acqua. Per corribile anche sulle cose. Praticamente questo è un tour, però vi voglio far vedere le cose nuove. Cioè, allora, io volevo farvi vedere le cose nuove. Del nostro mondo. Ora, visto che ho finito. Ah, non ho finito. Perché questa è, credo che non è la mia casa. Io mi ricordo che questa l'ha fatta un mio iscritto FK. E io non so costruire così. Cioè, lui è bravissimo. Ha fatto una bellissima casa. Non so come si chiama. Però ha fatto una bellissima casa. Qua è buio. E la soffitta. Ha fatto una bellissima casa. Non c'è niente dentro. A parte qualche cosa. E allora, allora, prendiamo il blocco di terra, perfetto. Perché allora c'è un'opzione, vi faccio vedere. Per chi non lo sa, c'è un'opzione, guardate, aspetta. Aspetta. Allora, andate su controller, no? E guardate, diciamo, vedete, allora, seleziona blocco. In questo caso io ho questo tasto. Cos'è che seleziona blocco? Cioè, tu selezioni il blocco, per esempio, io seleziono una foglia, no? Se io premo la freccina in giù, mi prende la foglia. Quindi attivate queste impostazioni con qualsiasi tasto, non con per forza quello, Credo che sia con qualsiasi tasto, poi non lo so. Io vi consiglio quello lì, quella freccina in giù, poi fate voi. Quindi diciamo, questo era un tour per farvi vedere le cose. Ma io ho creato un nuovo mondo proprio per fare questo video. Infatti appena ieri, perché questo video lo pubblicherò oggi, il 9 giugno. Poi vi faccio vedere anche la nuova stagione di Fortnite. Calma ragazzi, prima Minecraft e poi Fortnite. E finalmente è uscita la 1.17. Ma sta piovendo? Raga, sta piovendo! Raga, sta piovendo! Lag, perché lag? Ok. Diorite o si ama o si odia? Allora, io sono un po' 50-50 perché un po' mi dà la flit e va bene, però un po' mi schiaccia ogni tanto. Allora, costruzione del mondo, vediamo. Ragazzi, non si sente l'audio, non è importante. Per esempio, io qui avevo preso il minerale di rame. Praticamente avevo trovato questo villaggio con un golem, avevo iniziato una vanilla. Infatti, se voi lasciate 5 like, potrei fare, anzi farò una vanilla sempre sopravvivenza. Lo so che è noioso, però non una vanilla semplicemente sopravvivenza. Una vanilla aggiornata con l'1.17. Allora, se noi guardiamo, devo mettere mostra coordinate, lag, devo mettere mostra coordinate, caricamento, vai, perfetto, mostra coordinate, così almeno sappiamo, ecco, per esempio, ora siamo a altezza 92, io so, ho saputo che le montagne le hanno modificate, infatti sono più alte. Prima non erano così alte, cioè prima non erano tipo alte 110 o 110 blocchi, sì. Questo è un vulcano che stavo creando io per passarmi il tempo, perché mentre preparavo. Questo è l'eruzione, vabbè, ragazzi, non ci fate caso. Allora, praticamente però non hanno aggiornato le caverne quelle giganti, perché l'ha detto anche Kendall.
Kendall, la faccia non credo ancora, no, a meno che non ho guardato un suo video, però ha detto Kendall, io ho visto un video di Kendall, uno youtuber, per me è uno dei miei preferiti, anzi il più preferito, il mio. Allora, Kendall praticamente aveva detto che le caverne, praticamente non è che l'hanno, perché in alcuni video lui ha una vanilla 1.17, però questa è l'1.17 prima parte. Questa non è l'1.17 proprio vera. Lui ha detto che è la prima parte della versione 1.17. Quindi ha detto che c'è lo snapshot, praticamente la versione dove le caverne saranno più grandi, sarà nel prossimo snapshot. Qui ci dovrebbe essere una caverna, perché me ne sono studiato bene il territorio. Questo è carbone, ragazzi, ve lo faccio vedere, minerale di carbone. Hanno cambiato un po' la texture. Questo... Ah, non c'è nulla. Mi sembrava che era del ferro, invece. Allora, per mettere night vision, non so come si faceva. C'era un comando, però. Per mettere night vision infinita. Forse po posso scrivere direttamente visione notturna. Aspetta, vi scriviamo. Visione notturna 8. Perfetto, lanciamocela. Bevi. Perfetto. Così dovrei vedere. Dov'è la caverna? Eccola, infatti. Infatti, sì. Dovrei vedere cosa. Non dovrei vedere più buio. Sì, infatti non vedo più buio. Allora, praticamente. Ok. Qui si scende, però non sono totalmente le caverne. Ora noi vogliamo andare alla ricerca delle caverne. Perché io ora voglio camminare. Cioè, voglio cercare. No, qui ci ho cercato. Voglio cercare oltre. Perché voglio vedere la nuova versione. Cioè, io non è che so. Raga, io voglio trovare l'ametista. No, raga, voglio trovare l'ametista. Cos'è quello? Ma quanti villaggi ci sono? Sono fortunatissimo. No, io faccio. Raga, in un prossimo episodio faccio la vanilla qui. Però sento dei tuoni, quindi credo che questo video, se si stacca subito, vuol dire che è mancata la luce. Quindi non vi preoccupate, io sto bene. Se manca la luce, si interrompe subito, vabbè, lo edito io e poi unisco. Vabbè, lo sarà affari vostri, cioè affari vostri. Non è un problema vostro, è un problema mio. Allora, le caverne però le hanno un po' modificate. Sì, infatti abbiamo i nuovi materiali come il minerale di rame che, se non sbaglio, dovrebbe invecchiare, perché se tu fai tipo la casa di rame, ci dovrebbe, diciamo, essere. Questa credo invece che sia il lichere luminoso. Credo che sia. Oh, ma si appiccica benissimo! Credo che sia tipo una pianta che si forma con l'umidità. Questo invece è il ferro, hanno cambiato un po' la texture, sì. Poi invece qui è sempre ferro. No, io voglio vedere i diamanti. Aspetta, vediamo diamanti. Vediamo. Aspetta, ma questo è il minerale di diamante in ardesia. No, raga, cioè, guardate quanto è bello! Guardate quanto è bello! Cioè, è più bello del blocco di diamante normale! Cioè. Allora, io vorrei trovare l'ametista, non si trova qui! Cioè, io voglio cercare l'ametista, raga, bisogna trovare l'ametista! Dove cacchio sono? Dov'è il villaggio? Ma è là sotto? Dov'è il villaggio? Ah, era qui. Allora, no, raga, allora bisogna trovare l'ametista, bisogna trovare l'ametista. Secondo me l'ametista si dovrebbe situare. Comunque l'ametista è praticamente un minerale verde. Cioè, verde no, non mi ascoltate, verde no. Un minerale viola, ecco, viola, sì, un minerale, diciamo, viola. Raga, mi sa che l'ho trovata. Qua si trova l'ametista. Se scavate un po', mi sa che si. Non è? Non si trova qui?
Sì, che si trova qui invece, oh! Dai! Dai! No, 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 è qui, deve essere qui. Raga, la ametista si trova qua. Non è che in basso? No, raga, vi posso giurare che è qui. Si è messo pure a piovere. Raga, ve lo posso giurare. Aspetta, prendiamo tipo della TNT. Tritolo. No, non si trova qui? No, aspetta! Credo che non era questo. Però aspetta, vediamo. Comunque, ragazzi, il blocco di diamante è veramente. Cioè, questo qua è veramente bellissimo. Quello che ho in mano è veramente bellissimo. Prendiamo un acciarino. E mettiamo tantissime TNT. Secondo me è qua. Dai. Dai, esplodi intanto. Intanto ci divertiamo un po' con le TNT, così almeno. No? Raga, vi posso giurare che. Aspetta, ma qua ancora c'è! Qua continua! Aspetta, qua continua, dai! Secondo me è qui, dai, qua! Comunque questo blocco si dovrebbe chiamare. Prima che esplode. Credo che era l'altro blocco. Raga, ma scusa! Io vi posso giurare che è qui! Esplodi? Raga, ma quanto è lunga! No, comunque sono sicuro che l'ametista è qua. Qui è l'ametista! Io mi ric... Allora, se siamo vicino a questo materiale, ci dovrebbe essere l'ametista. Dai! Questa che se... è redstone. Raga, è redstone. Stranamente lo stiamo trovando l'ametista. Raga, qui è l'ametista, dai. No, e deve essere per forza qui, raga. Deve essere per forza qui. Riconosco la pietra, credo che sia questa. Dai. Come cacchio l'accendo? Acciarino, meno male. Vai. Raga, bisogna trovarla. È rimasto. I miei sospetti si infittiscono. Troppa pietra. Secondo me, o non l'hanno ancora aggiornata esattamente come deve essere. No, però io mi ricordo che l'ametista, raga, mi sa che si trova in superficie. Si potrebbe trovare anche in superficie, giusto? Allora, in questo mondo praticamente c'è la Keep Inventory, quindi se dovrei morire, praticamente mi salva l'inventario. E comunque, raga, io vi faccio vedere un po' allora, le capre le abbiamo viste prima, vi faccio vedere, guarda. Ve le faccio di... Raga, me stavo per dimenticare, me lo stavo. Raga, avete visto? Mentre io... Raga, ma c'è anche lo squid! No, raga, allora aspetta, avete visto? Quando, vedete? Sacca di inchiostro brillante! Calamaro, aspetta, calamaro! Dai che lo vediamo! Calamaro? Eccolo! Calamaro brillante, vai! In acqua! Acqua! Beh, non quella che piove! Dai, acqua attendibile! Raga, ci divertiamo intanto! E facciamo cadere tutto! Acqua attendibile, c'è questa! Mamma mia! Sono bellissimi! Cioè, ragazzi, mettete a confronto quelli normali. No, perché scusa? No, ora dovete vedere. No, aspetta, ho sbagliato. Ora dovete vedere. Cioè, voi guardate la differenza. Questo è lo squid normale e questo è lo squid. Quello più bello, quello modificato. Guardate! È bellissimo! Cioè, questo è quello normale. Non è inutile, perché ho, però. Sì, questi sono molto più belli, raga. Poi vi rifaccio vedere di nuovo le capre, perché non le abbiamo viste bene. Capra. Capra.
Io stavo aspettando, comunque io lo sapevo che aggiungevano tutte queste cose perché ho visto la live di Kendall che quando c'era, diciamo, nell'1.17, mentre la stavano implementando. Queste sono le capre, guarda, ve le faccio vedere. E c'è anche la possibilità del 2% che, di trovare una capra tipo arrabbiata, quella, una capra che tipo urla e che è feroce. Il 2%, la possibilità del 2%. No, tu ora me lo devi spiegare come cavolo è possibile. Ma questo è un portale. Ma cosa sta succedendo qui? Che ci fanno i lupi qui? No, aspetta. Raga, io non ho mai trovato questo portale così. Ma sembra tipo mischiato con il land. Ok, raga, questo episodio finisce qui. Se vi piacerà il video, mettete un bel pollice in su. Da me è tutto, beh, raga. E beh, dall'1.17 e da Minecraft e me e da me, vabbè. E ciao!